Allora, vediamo un paio di cose prima di andare a realizzare il nostro dipinto completo. Innanzitutto i raggi di luce. Li metto dalla parte opposta per farti capire bene. I raggi di luce si possono creare rovesciando la bomboletta, appoggiando al centro e dando dei colpettini. Si va a finire il centro, ecco, fatti i raggi di luce. Altrimenti, in alternativa, puoi prendere un cartoncino, piegarlo cercando di tenerlo più dritto possibile, posizionarlo nel punto che desideri. Spruzzando del bianco all'interno. Spruzzando il bianco all'interno della parete, non direttamente sotto, ma all'interno della parete, il fascio di luce viene molto più definito. Mentre adesso vediamo un attimo per realizzare i cespugli. Si possono prendere vari tipi di spugna. In base al tipo di spugna, il cespuglio verrà ovviamente in maniera differente. Queste sarebbero queste spugne qui, molto più porose. Si strappano dei pezzettini. Cerca la parte più somigliante a un cespuglio e poi si vernice. Adesso questa facciamo così. Andiamo a mettere il colore direttamente sulla spugna. Un piccolo consiglio: quando si fanno i cespugli, andiamo anche a realizzare dei piccoli rami con la spatola. Questo una volta fatti i rami, andiamo a coprirne alcuni per dare proprio un'idea di profondità.